benvenuta a Unikea con Billy. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ebbene sì, oggi andiamo di nuovo a metter mani su mobili. Non dico modifichiamo, ma personalizziamo un armadietto Billy. Voglio fare diventare un Billy bianco in un Billy navy. Un Billy a carattere marinaro, avete capito? Sì, è un mobiletto della stanza di Enzo che voglio appunto fare a tema marinaro. Bene, vedrete come decorerò i vetri della vetrinetta di Billy in maniera tale da rendere un decoro stabile e nello stesso tempo migliorativo del mobiletto stesso. E allora, prima di andare a vedere il tutorial, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo immediatamente, pigiate sul quadratino rosso che c'è in basso a destra su ogni video, oppure sotto al video cliccate sulla parolina iscriviti, quella a fondo rosso, sì, quella, cliccateci sopra e rimanete nella famiglia di Arte per te forever. Allora, spostiamoci di là e andiamo a vedere Billy come si fa. Ed ecco l'occorrente per decorare la nostra vetrinetta con la tecnica degli stencil. Allora, innanzitutto dei pennelli, un pennello da veramente poco conto per la fase a smalto e un pennello medio. Io sto usando una linea economica Tintoretto, la linea Ambra, in setole sintetiche, che abbia comunque una passata molto liscia. Poi un cutter, matita e carta forno della grandezza del vostro vetro. La mia vetrinetta è 90x30 e quindi ho tagliato un foglio di carta 90x30. Una base da taglio. Ci serviranno anche due spugnettine come tamponcini per il nostro stencil. Vi farò vedere nel corso del video come realizzarli. La riga per prendere le misure, delle forbici, poi i contenitori per il nostro colore, che nel mio caso saranno dei bicchieri di carta. Sto usando uno smalto brillante comunissimo, quello che ho usato anche per le porte della cameretta di Enzo, e lo sto usando nel colore bianco, mentre per l'ancora per la decorazione vera e propria userò degli acrilici. I Max Acryl della Ferrario sono ottimi per questo, perché hanno una buona elasticità, una buona tenuta e un ottimo aggrappaggio anche sul vetro. In primis, come vedete, tolgo la base da cutter così lo vedete di più, sui 90 cm io già ho segnato dei punti. Ho preso un punto che va da 12,5 cm a 15 cm e ho tirato una retta all'interno della quale starà un elemento decorativo. Poi dall'altra parte ho fatto la stessa cosa, questi sono i due capi del foglio. Ho piegato a metà il foglio per ricavare il centro esatto. Adesso qui io disegnerò un'ancora circondata da una corda e qua sotto da una cima, detto in gergo marinaro, e qua sotto delle cime che corrono dritte. Le cime e l'ancora andranno decorate in blu, tutto il resto invece andrà decorato in bianco. Quindi userò questo doppio colore per fare questa decorazione. E comincio subito insieme a voi proprio dal disegno della corda. Metto qui la mia carta. Adesso preparo il mio modulo a corda. Allora, cosa faccio? Decido che larghezza deve avere ogni pezzo della corda che voglio si veda. Ho deciso che sia di 2 cm, quindi dal bordo inferiore della riga che ho tracciato carpisco proprio 2 cm. Poi lascio 3 mm di distanza e prendo altri 2 cm, poi lascio 3 mm di distanza e riprendo altri 2 cm, 3 mm, 2 cm. Allora, questa sarà la distanza che intercorre tra ogni pezzetto di corda stilizzata e questa invece sarà l'ampiezza della nostra cima, della nostra corda. Quindi sempre lasciamo 3 mm e prendiamo 2 cm che segnerò più alti. A questo punto dobbiamo inclinare la nostra corda e decidere dove cominciare l'attacco di quella superiore, perché a seconda di come metteremo qua i punti di arrivo la corda sarà più o meno inclinata, ok? Quindi, per esempio,
ogni pezzo di corda inizia alla sua base e finisce in corrispondenza dei 2 cm di attacco della successiva, quindi sarà molto semplice prendere le misure perché le misure saranno esattamente le stesse. Vi faccio vedere. Quindi, anche aiutandovi con una squadretta, facendola scorrere così a 90 gradi sulla riga inferiore, prendete nella parte superiore i 2 cm come giù più i 3 mm. Quindi anche qua mettetevi bene in squadra, 3 cm più 3 mm. Adesso dobbiamo cominciare a tracciare il modulo della nostra corda. E voilà! Visto? La nostra corda è venuta fuori. Come prima cosa, prima che la grafite venga cancellata, perché la grafite non ha molta stabilità sul foglio di carta forno, come niente del resto, cominciamo a tagliare i nostri moduli. Questi che finiscono nel nulla li tagliamo alla fine. Cominciamo dai moduli più centrati. Vi faccio vedere il gesto che dovete fare. Morbido ma definito, e cominciare sempre dalle curve e poi tirare e poi tracciare le linee rette. 1 e 2, e voilà, eliminate tutti i moduli, stando attenti a non tranciare le asticelle di mezzo. Quindi in questa fase specialmente, vedete, in questa fase di curva dovete essere molto molto accurati e non sovrapporvi al taglio precedente o successivo. Ok, intagliate tutte le corde, sappiate che lo stencil è diventato delicatissimo. Adesso dobbiamo disegnare la nostra ancora. Anche qui io vado a pseudo mano libera. Voi ovviamente se non potete, scaricatevele da internet, anche di queste ce ne sono centinaia. Perfetto, adesso ritagliamo tutto, quindi base da taglio, tanta pazienza e moltissima attenzione, non facciamo guai. Finisco lo stencil, è inutile che vi tenga qua, e ci vediamo direttamente sulla vetrinetta. Prima di procedere però prendo una spugnetta di quella dei piatti e mi preparo un tamponcino. E così ho i miei tamponcini per lo stencil. Vediamo adesso il nostro colore. Metterò del blu oltremare. Bellissimo, guardate quanto è pastoso questo, quindi ve ne basterà abbastanza, ve ne basterà poco. È del blu indaco, e con il pennello andiamo a mescere le due tonalità e vado e andiamo alla vetrinetta portandoci la spugnetta. Ed eccoci alla vetrinetta. Ciao ragazzi, allora ho già posizionato sull'interno, lavoreremo sull'interno, dei pezzettini di scotch biadesivo e ho già pulito l'interno del vetro con dell'alcol per far sì che il colore aggrappi perfettamente. Ora ho qui il mio stencil. Cosa faccio? Rimuovo la parte esterna, vado a fissare i primi due punti del mio stencil. Adesso piano piano vado ad attaccare la rimanente parte. Non ho attaccato tutto assieme perché qui ci sarà bisogno dell'aggiunta di pezzettini di scotch biadesivo per tenere ben bene, e così già potete capire come verrà la vetrinetta. Non verrà tanto carina? Penso proprio di sì.
attaccato tutto lo stencil perfettamente, adesso cominciamo a tamponare con il colore. Utilizzando la tavolozza umana, voi sapete cos'è la tavolozza umana? Che ci reggerà il piattino per non fare sporcare tutta la cameretta. Sporchiamo con il pennello. Perché con il pennello? Così la mestica dei due colori verrà perfetta. La spugnetta che al primo passaggio utilizzerò totalmente asciutta. Piano piano, tenendo anche bene lo stencil, andrò a tamponare. Non strisciate, tamponate. E pop, 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 riempite tutto a tocchetti. Basta così col tampone, poi ripasseremo a pennello. Quindi adesso fate asciugare completamente il tutto. Potete aiutarvi anche con il phon, perché poi avremo bisogno della certezza della setola per stabilire meglio i contorni e con la cutter eliminare ciò che abbiamo sbordato col tampone. Noi così ci siamo dati semplicemente la traccia. Come vedete, io ho fatto entrambe le vetrine. Adesso vi dico subito che al secondo passaggio col medesimo stencil lo stencil risulterà un pochettino consumato, quindi se volete una superficie liscia in cui non si in cui non spanda nulla ai bordi, preparatevi due stencil. Io poi invece pulirò con il bisturi le parti che sono fuoriuscite, ma è una minima cosa, quindi non vi preoccupate. Step successivo è rimuovere i pezzettini di scotch e con il bisturi dall'interno limare e lisciare le parti che sono fuoriuscite. Guardate quanto è semplice dare una passata di netto al tutto. Certo, è un lavoro di pazienza. Non omettete questo passaggio, nettare gli sbaffi è essenziale per la riuscita di un lavoro pulito. Buon lavoro, buona pazienza. E adesso a pennello, io userò un pennellino più sottile per il momento, vado a rimpinguare tutto quello che ho dipinto e quindi anche a nettare ulteriormente i margini. Ok, una volta ripulito il tutto, voi vedete poco ma è ripulito il tutto, decido di fare delle ombreggiature. Non so se vedete come qua, nel senso che decido di far uscire delle zone che poi saranno bianche. Vi faccio vedere e lo faccio grattugiando via il colore. Così. Segno i margini e poi tiro via. Una sorta di positivo negativo che non chiamerò chiaroscuro perché non sto seguendo nessun principio di chiaroscuro. Visto? E adesso è venuta fuori una parte che poi quando passerò il bianco su tutto il vetro verrà in luce. Man mano che rimuovo, ripulisco gli interni con un pochino di alcol o un po' di vetril, quello che avete in casa, in modo da lasciare queste zone completamente pulite dal colore. Ed eccoci, riprendiamola dove abbiamo lasciato. Allora, io ho già tinto tutta la mia vetrinetta nella parte interna. Vedete come risulterà alla fine? Ancora è bagnata, quindi ha delle cangianze di cromia. Faccio vedere, insomma non vedete molto bene adesso, lo vedrete meglio dipingendo. Adesso potete scegliere, io nell'intro vi ho fatto vedere lo smalto all'acqua perché sicuramente è il più comodo, è il più comodo perché voi potrete passare una pezza e potrete usare sia lo smalto per iniziare che anche come finitura, cioè passare lo smalto e basta. Però alcuni acrilici non reggono lo smalto, quindi prima di fare questa cosa provate
parte dello smalto deve essere rigorosamente all'acqua, ma alcuni acrilici tipo il mio non reggono, passando lo smalto l'acrilico si spande, quindi ho dovuto fare un cambio in corso d'opera e sto usando anche per la paretina l'acrilico della Ferrario. Questo l'ho comprato io, mi è costato 20 euro questo barattolone di acrilico, ma per una cosa di questo genere vi potrà anche servire un semplice tubetto, quello da pochi euro, come dicono alla Lidl. Io ho voluto prendere questo grande perché, sapete, su Arte per Te ne consumo a fiumi di bianco. Allora, dopo aver rifilato, ripulito tutte le figure, vedete, cominciamo semplicemente ma ordinatamente a passare il nostro colore. Io lo passo in purezza senza acqua, comincerò da qua così voi vedete, ma voi andate dal basso dall'alto verso il basso perché è meglio. Io comincio da qua per farvi vedere l'effetto. Come sempre sull'acrilico non stirate troppo il colore, ma passatelo velocemente sopra il blu, poi avremo modo di ripassarci con le future mani, perché almeno qui occorreranno tre mani di acrilico bianco. Ok, io vi tengo qui con me mentre dipingo, naturalmente voi mi vedrete accelerata. E a questo punto, dopo aver dato le tre mani di acrilico, il lavoro è decisamente finito. Ok, prima mano fatta, guardate già che carino, ora ne faccio altre due e poi ho finito. Se volete proteggere sull'esterno, cioè sulla parte interna, se volete proteggerlo da eventuali graffi o che ne so, incidenti con le unghiette dei vostri figli, potete mettere o un foglio di carta adesiva trasparente oppure, se lo avete, del flatting all'acqua e il lavoro sarà finito. Bene, ora vi lascio davvero le foto, ciao! Il nostro Billy ora balla, ragazzi, ora balla, è davvero bellissimo, quanto è Billy. Allora, Billy balla bellissimo. Allora, vedete com'è facile decorare una vetrinetta di casa che io ho personalizzato in stile neve con la tecnica dello stencil. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così mi raccomando regalatemi un bellissimo ed indelebile pollice in su e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, che con Billy orpellato così diventeranno subito più estive e fashion. Beh, smesso di dire cavolate, dico cose serie. Vi aspetto anche sui miei altri canali: Ombretta, Due Cuori Una Cappa, Poti Toys di Gabriele ed Enzino. E soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video, ma vi aspetto anche su Pinterest, vi aspetto anche su Facebook, vi aspetto anche su Instagram, vi aspetto ovunque. Ovunque troviate il pennello bianco con sfondo rosso, lì ci sono io ad aspettarvi. Quindi cercatemi su tutti i social, perché in ogni social io metto contenuti sempre differenti. Bene, almeno spero di essere così sempre più vicina a voi. Vi aspetto qui anche per il prossimo video. E allora, da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima volta!